sai, le gazze rubano tutte le cose che individuano. Amano tutte le cose colorate, brillanti e appariscenti. Non importa se sono piccole o vecchie. Anche la gazza Morris è così. Infatti, le piace prendere tutti gli oggetti che brillano. Li porta nel suo nido sull'albero per renderlo più bello. Un giorno, la giovane Morris fu colta di sorpresa quando vide gettare un oggetto proprio davanti ai suoi occhi. Mentre l'oggetto volava dall'auto, Morris disse: «Può essere che gli umani mi abbiano fatto questo regalo?» Scese in picchiata per raccogliere il regalo, che era pesante e difficile da sollevare. Ci volle tutto il giorno per portarlo a casa. Poi lo ripulì per bene per metterlo in mostra. Dopo andò nel bosco e vide una famiglia di umani. Andò lì a cercare il suo regalo e vide che la famiglia, questa volta, ne aveva lasciati molti di più di regali. C'erano tesori brillanti nel prato verde ed erano i regali più belli che Morris avesse mai visto. Il suo albero iniziò presto a riempirsi di oggetti brillanti. Più oggetti gli umani lasciavano e più si ingrandiva la sua collezione. Un giorno, mentre Morris era seduta sul suo albero, ammirando la bellezza dei suoi tesori brillanti, si rese conto che le cose intorno a lei stavano cambiando, che le piante facevano fatica a crescere, che l'erba non era più verde come prima, che i fiori stavano appassendo e non erano più luminosi. I suoi amici animali osservavano impauriti e angosciati perché le loro case si stavano distruggendo. Morris si voltò verso il ruscello, che non era più blu, ma di un orribile colore simile al fango. L'acqua scorreva più lentamente perché cumuli di immondizia ne bloccavano il transito. «Oh no, non avevo intenzione di causare tutto questo!» disse Morris. La foresta era danneggiata. Gli umani non erano stati gentili. Tutti questi doni erano solo spazzatura. L'orgoglio che Morris aveva per la sua opera si trasformò in tristezza e rimpianto. Sì, adorava la sua collezione, ma la sua gioia si era trasformata in senso di colpa. Giurò a se stesso che avrebbe messo tutto a posto, così saltò giù dal suo ramo e spiccò il volo. Volava in alto e in basso, cercando un indizio che potesse mostrarle la cosa migliore da fare. Sulla strada vide passare un camion pieno di tutte quelle cose che lui considerava doni. Morris inseguì il camion e arrivò in un luogo particolare che aveva dei grandi contenitori e molto spazio. Ogni grande contenitore aveva un'etichetta che indicava a cosa servisse. Erano grandi cestini che depositavano spazzatura su quella già accumulata. Morris disse: «Ma dove andrà a finire tutta questa roba?» A quel punto le si avvicinò un gabbiano e le disse: «Tutta questa roba viene schiacciata e poi riutilizzata. È incredibile, vero, quello che possono fare gli umani?» A Morris venne subito un'idea. «Se porto tutti i miei doni qui, gli uomini potranno crearci qualcosa di nuovo. Potrei aver bisogno di aiuto». Così andò a chiamare alcuni buoni amici con i quali passò la notte a raccogliere oggetti. Lavorarono come una squadra per rimettere tutto a posto. Quando la spazzatura fu portata via, Morris si guardò intorno e vide il ruscello, i fiori, gli alberi e la terra. Sperava davvero di aver creato abbastanza spazio per permettere alla natura di rifiorire. Fu così che Morris piantò, innaffiò, si prese cura, finché il bosco non tornò a crescere rigoglioso. Morris si rese conto che niente le avrebbe riempito tanto il cuore come la bellezza dei colori della natura.